Come si ritorna a casa, perché è un po' di tornare a casa questo. Sì, è stato un bel ritorno, nel senso che è stata anche una bella emozione rigiocare nel nuovo stadio, chiamiamolo così, visto che si era chiuso ancora con lo stadio precedente. E comunque ritrovare il gruppo, ritrovare la squadra è stata una bella sensazione, una bella, diciamo così, un bel ritorno a casa è stato, dai. Poi ha preso il debutto, il secondo debutto in una partita che forse la regione mista è la più difficile, non che sia facile la prossima. No, sicuramente nessuna partita è facile, però abbiamo visto come il Siena è stata una squadra molto, molto ostica, forse ancora di più rispetto al Livorno la settimana prima, perché è una squadra molto quadrata, con tanta qualità davanti, in mezzo al campo comunque. Quindi è stata una partita comunque difficile ed è stato importante comunque riuscire a ottenere un buon risultato e continuare su quella striscia che si era comunque creata. Come sono stati i tuoi primi mesi della stagione a Vercelli e soprattutto qui ti sei scansato il periodo più brutto, quello dell'amarezza, delle contestazioni, della frustrazione anche di quello che era successo, torni con una squadra in spinta e in crescita. I primi mesi dell'anno che ho passato a Vercelli, purtroppo personalmente parlando, non sono stati buoni, nel senso che comunque i minuti sono stati pochi, molto pochi, quindi c'era la voglia di cambiare, la voglia di poter magari ricominciare non da capo, nel senso che sono tornato in una piazza che già avevo conosciuto, sapendo che non aveva passato dei bei momenti, un inizio comunque difficile, perché la squadra la conoscevo, i compagni comunque li sentivo, quindi sapevo com'era la situazione. Forse per mia fortuna è stato un bene magari tornare a gennaio in un momento migliore, però comunque la squadra è sempre stata forte, ha passato sì un momento difficile, ma comunque pian piano ha tirato fuori il carattere, la qualità che la distingueva e sta uscendo da un momento difficile in un'ottima maniera. Dall'esterno ti stupiva vederla in quella posizione o pensavi che comunque qualcosa si dovesse pagare all'anno precedente? Ma guarda, penso che siano cose che da fuori non si faccia fatica a capire, comunque sono cose che devono essere vissute. Io comunque la squadra l'ho sempre seguita, perché comunque ho lasciato dei bei ricordi, che ho lasciato, di conseguenza la continuiamo a seguire e sono contento che sia riuscita comunque e stiamo riuscendo a continuare su una buona strada in questo momento. Cosa ti ha chiesto, come ti ha chiesto di interpretare il ruolo Martini? Ma io penso che la cosa più importante in questo momento, come dice il mister, è l'atteggiamento, nel senso che a livello, tralasciando tutto il resto, la cosa più importante è come si entra in campo, quella voglia di andare sempre in avanti, quella voglia di far bene, quindi l'aspetto più importante che il mister chiede comunque la squadra è l'atteggiamento positivo che bisogna avere. E a te personalmente ti ha chiesto un particolare lavoro anche domenica quando sei entrato? Ma comunque, ripeto, la cosa importante era riuscire a portare a casa in quel momento lì un punto, perché eravamo sotto, però comunque la cosa che bisognava tirar fuori comunque era sempre l'atteggiamento, la prestazione, quindi comunque poi è arrivato il pareggio e è andato tutto molto meglio. L'anno scorso era 4-4-2 praticamente sempre, adesso in questa squadra senti che ci possano essere più soluzioni, che abbiate più frecce al vostro arco? Guarda, questo io non te lo so dire, nel senso che comunque sono ritornato da poco e adesso la squadra sta giocando a 4, sta facendo bene, sta giocando a 4-3, quindi io non penso che ci siano problemi, nel senso che comunque sta facendo bene, ha trovato forse la quadratura giusta, quindi io penso che sia il modo più giusto. Arezzo che è stato un bel po' avanti, non di moltissimo, adesso è dietro. Come la leggi questa classifica che, a parte forse l'Ainato, le prime tre che sono un po' distanti, è molto compattata? Sì, come detto bene te, a parte le prime tre che sono comunque più lontane, per il resto dalla quarta posizione in poi più o meno sono 2, 3, 4 punti che alla fine dividono le squadre, quindi io credo che sia una classifica, un campionato che sarà combattuto fino alle ultime giornate comunque per le posizioni dei playoff.
Adesso è stato penalizzato, ha fatto oggi altri due punti. Ah, bene, non me lo sapevo. Sì, altri due punti. Comunque, al di là di tutto, andate contro una squadra che ha problemi societari, ma che è una signora squadra. Sì, una signora squadra con degli ottimi giocatori, quindi io penso che sia una partita, come tutte, molto, molto difficile. Poi in casa loro, come hai detto te, hanno dei problemi, quindi sicuramente vorranno anche trovare il modo di uscire da questi problemi, quindi sicuramente non sarà una partita facile.